Buonasera. Allora, vi spiego la situazione. Mi ripreparo con voi stasera perché sono tornata a lavoro veramente tardi e non ho il tempo di struccarmi completamente e ritruccarmi. Quindi questo è un video proprio per farvi vedere cosa potete fare quando siete truccate dal mattino e non avete tempo per truccarvi di nuovo la sera. Quindi la prima cosa che io vi consiglio è di struccarvi comunque il viso, perché soprattutto il viso. A me non piace ritruccare su una base totalmente sporca e in questo caso qui, siccome stamattina ho testato una base per ombretto che mi ha fatto le pieghette, vado leggermente a togliere questa oleosità della palpebra. Tutto questo sto facendo con l'acqua micellare di Garnier, che reputo veramente fantastica. Non so se si sente, ma c'è Asia che mi lecca i piedi. Lo fa sempre, non perché sono tozzi. Allora, fatto ciò, aspetto un attimino che la pelle si riassesti, perché comunque adesso l'ho struccata, quindi faccio prima gli occhi. Stamattina avevo fatto uno smokey sul grigio e quindi adesso vado un attimino a non richiamare le stesse tonalità, però più o meno sì. Voglio dare un po' più di luce perché sono stanca. Salutate Giorgino qui che ci saluta con la mano. Applico un pizzico di base per ombretto Icon numero 11. Quindi che faccio? Siccome c'ho il mascara, c'ho addirittura un po' di eyeliner. Tiro bene l'occhio. Stasera andiamo a festeggiare il compleanno di Marco, che fa 30 anni a mezzanotte, e ha organizzato una cosa abbastanza carina dentro un hotel, quindi mangiamo anche, eccetera, eccetera, e ci saranno i genitori di Marco. Ciao. E anche parlo a bassa voce perché ciao papà, tanto lo so che guarda i miei video. E adesso che faccio? Stesso con le dita, applico questo bellissimo ombretto di Pupa di una collezione limitata che era bellissima, spero la rifacciano, e lo vado a tamponare sopra questo ombretto. Sto attenta a non toccare il mascara, perché anche se in questo caso l'ho toccato, perché il mascara non lo posso riapplicare perché è secco, quindi faccio un pasticcio, però dopo cerco un attimino di togliere sta polverina che fa schifo. Poi che faccio? Prendo più o meno gli stessi colori che ho utilizzato stamattina. Sto testando la Naked Smokey che ho acquistato pochi giorni fa, e quindi vado a prendere questi colori qua, ok? Più o meno questo prendo, un mix tra questi due. Inizio con Black Market e vado nella piega a scurire un pochino. Dovrei fare anche tutte le sopracciglia, ma il tempo è quello che è, quindi va bene così, tanto è sera, non si vede. Sto scherzando, si vede tutto, nelle foto specialmente. Però vabbè, dai. Cioè, ragazze, oggi sono stata l'altra parte di Napoli, quindi ho fatto tardissimo al lavoro. E quindi niente, quindi ci arrangiamo. Allora, all'interno dell'occhio a questo punto possiamo decidere se metto una matita burro per illuminare la rima o una matita scura. Siccome voglio un trucco lumioso però bello intenso, metto la matita nera. Sto utilizzando questa rimanenza di Urban Decay che è resistente a tutto. Un'altra cosa, eh. Poi che faccio? Applico un pizzico di mascara su questo di Makeup Forever. Solo sulle punte dove era andato a finire un po' di ombretto. Allora, siccome voglio un occhio un po' più allungato, con l'eyeliner in penna vado a fare un angolino qui. Allora, siccome non trovo il mio correttore di fiducia, vado ad utilizzare anche un poco di fondotinta sul contorno occhi e sto testando il Oud Tint di Subbioetic, che è questo fondotinta, diciamo, in acqua, senza siliconi, eccetera, eccetera. Sicuramente, avrete già visto, sicuramente avrete già visto la recensione, però comunque questo è l'effetto. E questo bubone penso che non lo copra perfettamente, però ci proviamo. Ce lo applico con le mani perché con pennelli più densi non si stende bene, ok? La colorazione è lievemente più chiara della mia,
Però dopo la andiamo a scaldare con una terra calda, quindi. Questo Giorgio qui, bello importante, io non voglio appesantire il viso perché già mi sento stanca, quando mi trucco troppo si vede ancora di più che sono stanca, quindi che cosa faccio? Diciamo sotto zampa c'ho il correttore, i correttori di neve, quelli lì molto secchi che io non amo particolarmente per le occhiaie, quindi sto cercando il numero 2 che si adatta bene a queste situazioni. Già va meglio. Ok, adesso fisso tutto con la mia cifra Actin di Bioniche, questa qua. E nella zona T più o meno, il resto della zona pennello. E poi vado a mettere un tocco di blush pesca, questo è della Benecos, che è il numero Sassy Salmon, sai, questo qui. Era da molto che non lo mettevo. E adesso, siccome la serata è all'insegna di luci, le luci artificiali, mettiamo un bel illuminante sparaplisciato, che è questo qui di Wycon, che ho comprato in offerta, però non mi piaceva tanto la colorazione perché andava nell'argento, però si è applicato con parsimonia, bello. Solo sui zigomi perché io ho situazione pori dilatati. Allora, adesso andiamo a scaldare un po' l'incarnato con, come dicevo prima, una terra un po' più calda. Uso quella della Brugeoir, quella cacao, uso un pennello un po' più da precisione e vado dall'attaccatura. Però diciamo che il fondotinta è un po' chiaruccio. Siccome ho messo una gonna rossa, ma ve la faccio vedere. Allora, è in questo modo. L'ho comprata da George & Jones oggi in super offerta. Ok, non so che fuoco. In super offerta e ero indecisa fino all'ultimo se metterla o no. Alla fine mi sono decisa di sì, non sono a fuoco, sono a fuoco, sono a fuoco. E quindi niente, me la sono messa e quindi ci vuole il rossetto rosso. Dico Rouge Mon Amour sempre di Nabla, sembra che sto utilizzando sempre gli stessi prodotti ultimamente. Di regola ci vorrebbe matita e pennellino, eccetera, eccetera. Io adesso cerco di essere quanto più precisa possibile, però perdonatemi se sbaglio, ok? Un po' asciugare, ho le labbra un po' secche al centro e non era l'ideale mettere un rossetto matte, però sono quelli che durano di più anche quando si mangia, quindi andiamo a pranzo, a cena, soffusa ragazzi. Questo naso mi fa veramente che. Allora ho deciso, guardandomi nell'ultimo minuto allo specchio, che voglio dare un poco poco di profondità, cioè di profondità, voglio un attimino mascherare il mio bel naso tondo e largo, quindi vado a mettere Bama Mama di The Balm. E niente ragazzi, io vi lascio, vado ad affrontare questo grande incontro familiare, vado a mettermi i tacchi che non ce la faccio, aiutatemi ragazzi, sono in grande crisi esistenziale, assistenziale. Un bacione, spero che questo video vi sia stato aiuto. Ricordatevi di illuminare il viso quando tornate a casa e siete stanche, quindi tanta luce. Un bacione.